Sono un rappresentante del direttivo ACLI. Il circolo ACLI è nato nel 74, io ancora non ero dentro in direzione, è stato fondato da alcuni soci. Dal 74 in poi è sempre stato gestito da volontariato, chi aveva tempo veniva qua, si dava da fare, serviva al bar. Non mi ricordo quando sono entrato io, 2002-2003, non mi ricordo bene dalla data di precisa, l'abbiamo preso in mano io e il mio socio Gianni e adesso lo gestiamo in questa maniera, insomma. È un circolo che è paesano, cioè per il paese, non è che ci sia il grande lusso, qua è solo pratico, è un semplice bar di paese dove però tanta, tanta, tanta gente di paese lo frequenta. Questa è la cosa più importante. Perché noi l'abbiamo tirato su e adesso stiamo veramente navigando bene. Allora, l'importanza del bar nel paese, il bar del paese è un ritrovo diciamo delle persone, si trovano al bar, ci raccontano le loro esperienze, commentano diciamo, oh, uno dice ma oggi sono stato in campagna, abbiamo fatto questo, quell'altro, comunque è un punto di ritrovo. Adesso ancora di più, una volta si sedeva lì, si beveva un litro di vino. Adesso è diventato un po' più moderno. Beh, Abbiamo un chiaro. bar perché con i proventi del bar ci finanziamo altre iniziative, tipo la raccolta del ferro. Non so se vedete ogni tanto che c'è un ambaradam Al ricreatorio. al ricreatorio. Ecco, noi raccogliamo il ferro vecchio, c'è chi ce lo compra, ci dà dei soldi. E mandiamo questi soldi a bambini meno fortunati di voi che abitano in posti del mondo più poveri. Oltretutto, anche i proventi del bar servono per questo scopo. In più, qui c'è anche il patronato. Sapete cos'è un patronato? E qui vengono delle persone che aiutano la gente a compilare tutte quelle carte cartacee che servono per poi pagare le tasse. Nel territorio di Besanello serviamo anche a questo. Non è solo un bar. Per noi qua cerchiamo di tenerlo a livello paese perché molti, molti giovani sono ritornati a frequentarlo e questo ci fa un immenso piacere. 4 anni fa abbiamo coinvolto i giovani dai 16, 18 anni e ci sono giovani che hanno una giornata, mi pare, il lunedì, che è l'Associazione del Libero Pensiero, e se lo gestiscono loro quella sera lì. Noi abbiamo diversi giovani volontari che la sera si prendono la briga di venire qua dalle 6, stanno lì magari anche fino a mezzanotte all'una, a gratis. Perché? Perché ci tengono parecchio che questo posto, questo locale, sia vivo. Una volta era tutto differente, poi abbiamo fatto dei lavori, abbiamo una sala giù da basso dove si gioca anche a ping pong. Qui ci sono delle foto regalate da uno dei nostri soci che purtroppo è mancato, delle foto di una volta, le fontane di una volta. La squadra di calcio del paese non credo che sia del 56, la fontana lassù è praticamente è quella di fronte al fioraio. Ecco, lì c'era questa fontana. Una foto curiosa. Una mucca che l'hanno portata ad abbeverare perché allora c'erano le mucche, ha fatto questa foto veramente curiosa perché si è presa la briga di bere dalla spina, ecco. E questa è la vita di campagna di una volta con il mulo, si trasinava il carro con dentro zeppo pieno d'uva e si portava la cantina. Qua siamo ancora in guerra, qui c'era una specie di lazzaretto di ospedale. Questo quadro è stato fatto da Walter, nel campo della musica, diciamo che io sono un cantante, un cantore di coro. Abbiamo formato un coro nel 60... 61. Quanto sei bella Nina Trasteverina, tu che sei nata all'ombra del cupolone, sembri una mucciacita dell'Argentina.
quando con tutta la passione balli l'ultimo baglio. Io cantavo perché avevo passione, e la passione, ragazzi miei, per il canto è l'importanza, perché se non hai passione non metterti nemmeno. E sei mai stato famoso qua in Besanello come sì, cantante? Sì, sì, siamo stati famosi. Allora eravamo un gruppo, io cantavo in questo coro, siamo andati a cantare in Serrada, per dirti, no? Serrada. Era il tempo dove c'era la canzone "Mettete nei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai ne..." Quella lì. E sì che l'abbiamo in 448, mica tanto, In 448 l'abbiamo messa assieme, loro con il mandolino e la chitarra, eccetera, noi voci piene, prima voce, seconda voce, il basso che poi andava. Abbiamo fatto una cosa eccezionale. Nell'ambito del coro ogni persona è importante, importantissima. Quando è che ti è nata la passione per il canto? Da una vita. Da 8 anni, quando sono andato a cantare la prima volta su, in chiesa là, io ho sempre cantato. Io mi mettevo, per dirti, su a casa mia vecchia, là al mattino, ma guarda, ma cantavo, ai tempi di mamma sono tanto felice, ma c'erano le donne, ma senti, c'è il Rino che canta. Poi, siccome a me non faceva paura niente, non è che mi... come si dice, devo cantare davanti a un po', anzi, la cosa più sbagliata, perché quando tu sai la tua parte, quando tu sai cosa canti, cosa vuoi esprimere, non c'è nessuno, ma può esserci chiunque davanti, tu esprimi il tuo modo di cantare. Ma noi eravamo tutti una famiglia di canterini, eh? Ma come ti preparavi prima di fare un piccolo concertino, per esempio quando andavi a cantare in chiesa? Qual era il tuo facevi i gargarismi con l'aceto? Che tattica usavi? Anche buona la domanda. Sì, allora, con l'aceto è bello farli, però bisogna stare attenti perché l'aceto può bruciarti un po' le corde. Ci sono dei momenti in cui hai bisogno di averla tutta a tua disposizione. Allora noi avevamo Beppi Stregon, si chiamava Peppi Stregon, lui faceva un infuso di 61 erbe, tu ne bevevi prima di ogni concerto a Cerlongo, anzi fra il resto, scusate la parentesi, io lì a Cerlongo per farmi tirare sulla voce ho fatto anche una piccola sbornia perché con questo, diciamo, questo liquido c'era del cognac dentro. Ho fatto un solo meraviglioso, m'han detto. Ecco, nell'85 io e mio fratello abbiamo scritto una canzone che è diventata vecchia perché le persone, diciamo il 70% delle persone che sono nominate in questa canzone non ci sono più. E anche questa è storia. Della stanuccia che era un piccolo paesello e se ci ameva sì Besanello, poche case, poche gente che non sta senza far niente, nel fondo era tutta brava gente, li lavreva tutti quanti la mattina anche la sera e adesso tutti da l'alto l'era. Qui da un'altra Mattarella lo vedo anche ad amori, i dischi, i pesenei e tutti i fiori. E per vedersi la vera domanda intergastichi, perché? Perché? Io me l'ho accordata altissima. Va bene. Che la pensa così. Noi siamo i pifferi e zapperemo le nostre mine, noi sguazzeremo, smorza il trator, serai cancei, noi semi pifferi e semi besenei. Il dialetto è il parli tutti, perché anche il dialetto è la cultura, eh? Vabbè, chiaro. Hai fatto soldi noi che noi e un sei,
i carpenteri per venire a far su tre vinette, a forza di far querti le tavolette.